colgo l'occasione per ringraziare tutti voi della presenza. Io mi trovo qui in una veste speciale, come tutti voi sapete, io ho lavorato su Rai 1. Scherzi a parte, io credo di rendermi la giornata e i momenti per Antonio gioiosi, perché oggi è un giorno veramente speciale. Ho provato questa sensazione come tanti di voi qualche anno fa e sono volati via. Innanzitutto cominciamo questa giornata nel ricordo piacevole di tanti che non ci sono più e vi chiedo, se Antonio me lo consente, certo, facciamo in silenzio un applauso. Scegliete voi. Con il primo intervento dovuto e doveroso è Livio Magolino. Prego. Che dire di Antonio? Da un punto di vista lavorativo naturalmente non posso giudicare perché non ho le competenze, però da un punto di vista umano posso sicuramente dire che è una persona per bene. Io mi sono rapportato sempre positivamente con lui, ma non è stato difficile perché Antonio è una persona positiva, una persona che costruisce. In definitiva Antonio non ha mai, come dire, creato problemi, ma i problemi li ha risolti. Quindi questo è quanto. Io non aggiungo altro perché so, devo essere veloce, se non avrarti una serena lunga coscienza da vivere in buona salute. Tanti auguri. Nicola De Maio. Venire a Benevento è un'emozione forte perché rivedo quei volti, quei visi, non vorrei dire uno per tutti, non so, tra le data e altri che mi hanno preso da ragazzino e portato a fare gli scambi. Mi hanno insegnato il mestiere e anche un qualche cazziatore, non mi ricordo a chi persi dei gol, mi sembra Antonio Letto che mi fece un cazziatore nel bagagliaio, non so quanti gol che ho perso, che li ricordavo sempre male. grazie per l'insegnamento. E no, ma voglio dire qualcosa, non era tanto poi passare, perché poi le cose le capisci dopo, no? Un po' come quando si dà l'educazione ai bambini, i bambini protestano, poi quando diventano adulti i genitori capiscono tante cose. Ci si è resi conto poi che queste persone non mi hanno trasmesso solo come si fa il conduttore, come si fa il capotreno, mi hanno trasmesso un valore fondamentale che è quello dell'essere ferrovieri, che è una cosa completamente diversa. L'essere ferroviere si traduce in queste frasi: ho la febbre alta, però non posso mettermi malato il 31 perché devo rispettare il collega. Oggi quando vedo il certificato del giovanotto di 4 mesi di ferrovia, che c'è il raffreddore e non va a lavorare, mi sento un po' male. E allora mi collego ad Antonio Zoppoli, perché è stato soprattutto colui che ha provato, ha lottato, a trasferire il valore dell'essere ferroviere, molto, molto di più del semplice istruttore, per aver gestito la lavorazione dei turni e quant'altro Benevento. E Antonio, se dovessi parlare della professionalità di Antonio, potrei parlare un paio di giorni, ma è quella che mi interessa di meno. Un mese e mezzo fa una ragazza, c'è stato un investimento, se non sbaglio, a Boiano, lui stava già con un piede verso la pensione, dice Antonio, se ti avviso, vedi, me ne occupo io, c'è un investimento purtroppo mortale, cioè non ne ho né assunta, non ti preoccupare. Dopo 5 minuti mi chiama, Nicola, non ce la faccio, prende la macchina e parte. Ma non è stato nemmeno questo l'importanza del piacere di aver lavorato con una persona come Antonio. Il piacere è stato quello di che lui ha provato sempre a trasmettere i comportamenti e anche le conflittualità che ci possono essere state, come ci sono nella vita quotidiana, non sono mai nate per colpe, per aver sbagliato, per aver rubato un treno. Magari per comportamenti che magari hanno finito un po' questo modo di essere. Scusate, io sono breve, però oggi sono portato a essere un po' più lungo. Quindi come definirlo Antonio? Lo faccio leggendo un messaggio di WhatsApp, vi spiego brevemente. Avevo pensato qualche giorno fa, insieme ai colleghi della mia qualità, di scrivergli una frase. E quindi stavamo agli opposti. Io che sono un sintetico, il collega
Antonio Iorio, che per natura è piuttosto lungo, e abbiamo cessato una conflittualità che è durata una settimana, fino a quando non abbiamo deciso di incidere poche parole su una tavoletta di legno. Siccome la tavoletta di legno ha uno spazio limitato, quindi per forza di cose abbiamo tradotto questo che per noi rappresenta Antonio, e lo leggo perché sono parole per me molto belle e che mi piacerebbe che un giorno qualcuno le dedicasse anche a me. Faccio ricorso alla potente tecnologia. Impegno, correttezza, lealtà e coerenza, senso identitario e di appartenenza, parole che desideriamo collegare al tuo esempio perché non vadano smarrite nelle future generazioni di Ferrovie. Per noi è Antonio Zoppo, soprattutto quello che ha trasmesso questi valori. Cosa dire? Io non riesco nemmeno a augurargli il cosiddetto meritato riposo, perché essendo una persona estremamente energica, sono sicuro che qualunque cosa che farà ci metterà tanta di quell'energia, e lo farà non solo per se stessi, ma lo farà anche a beneficio della collettività. A voi tutti cosa dirvi? Sono felice di essere qua davvero, di cuore, e augurarvi a un 2018 che sappia voi stessi e gli altri regalare un sorriso in più. A volte con un sorriso il mondo può anche un po' migliorare. A voi tutti. Tocca ora al presidente della Mutua Soccorso e Ferrovie, Aldo Visconti. Allora, ho scritto due parole prima di effettuare la consegna della medaglia da parte del mio personale viaggiante. Antonio, una persona colta e intelligente, ha rivestito per lunghi anni con l'impegnativo di responsabile all'impianto sport associato di Benevento e quello di Tutor per la formazione professionale dei propri dipendenti. Le sue doti comunicative, unite alla lunga esperienza acquisita nel corso degli anni, gli hanno consentito di svolgere entrambe le due attività in modo eccellente. Con la stima e il rispetto reciproco, ha saputo instaurare un ottimo rapporto con il personale, trasformandolo in sincera amicizia. È stato disponibile con tutti, intervenendo con competenza e decisione, al fianco dei colleghi per risolvere ogni criticità inerente al servizio. La sua carica di umanità, generosità e solidarietà è stata apprezzata da ognuno con cui è stato a contatto, ottenendo l'ammirazione e la stima di tutti. Sono orgoglioso e onorato della sua stima e amicizia, accordata in modo leale e sincero. Auguro a Antonio una lunga e serena quiescenza e consegno a nome della Mutua Personale Viaggiante la medaglia per la vita. Grazie. Questa è qualche cosa che la rivolgo ai giovani. È una cosa molto 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 sentita e di appartenenza, è quello di iscriversi alla Mutua. Ecco, questa è bellissima, l'aspettavo, la sentivo con cuore. Una cosa a cui sono molto 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 legato, sono molto molto legato e sono commosso di ricevere questa. È l'emozione. Allora, la Mutua del Deposito Personale Viaggiante di Benevento, da Zoppoli Antonio, la data, il presidente Aldo Visconti. Grazie. Mimmo Celormini. Antonio, la consegno perché il responsabile aveva impegni per Canzalone, ieri sera mi ha detto di consegnarti questa data. Allora, Filt CGL Avellino Benevento, al compagno Antonio Zoppoli, congratulazioni compagno, il tuo contributo e la tua compagnia ci mancheranno molto. Data Benevento, 30 dicembre 2017. Io sono stato assunto nel 70, poi è arrivato Antonio Allegro, ma non ci siamo incrociati. Poi gli avranno detto che è arrivato Max McKenzie perché io ero un po' scomodato. Poi è arrivato Antonio con la sua serietà e altri benevedani, tra cui Massimo De Blasio, Lucio De Blasio, Leonizio Zoppoli. Quindi voglio dire, sono arrivati dei ragazzi dalla nostra terra
apportare la serietà e la professionalità che abbiamo noi del Roncelli. E detto questo, io mi preme di aggiungere un'altra cosa di Antonio, che abbiamo fatto, oltre che i corsi professionali, abbiamo fatto anche delle serate molto gradevoli quando si facevano delle rimpatriate e delle feste. E vi chiedo un applauso extra per Antonio Picocillo, che è sempre presente con le sue... Quando Antonio Zoppoli è arrivato a Benevento da Lecco, il clima non era proprio quello che poi si è instaurato con l'avvento suo a fare il titolare, il tutor reggente, comunque colui che aveva la responsabilità dell'impianto. Il clima era veramente molto diverso. Ebbene, in Gara Siciliana avevamo un titolare maggiore che faceva anche fatica, faceva l'anima sua a salutarti, e quindi voglio dire, il clima era diverso. E quindi noi abbiamo avuto Antonio, che ha saputo portare avanti un branco di pecorelle, quali siamo noi, che facevano il loro dovere, il loro lavoro. E detto ciò, passiamo a uno dei giovani arrivati in questa bella famiglia, e per fortuna ci sono, e con il nostro esempio, Alessandro Calandro. Antonio, e per ringraziarlo del lavoro fatto, ci vorrebbe un libro di pagine infinite. Noi per ringraziarti l'abbiamo fatto con poche parole, ma senti. Ciao Antonio, a nome di tutti i colleghi ti dedichiamo queste sentite parole. Dopo tanti anni è arrivato anche per te il momento di salire sul treno della pensione. Inizia un nuovo periodo di vita importante, sei salito sul treno che ti consentirà di viaggiare insieme ai tuoi cari, senza orari, né impegni, in totale libertà. Durante il tragitto lavorativo hai sempre presentato determinazione, professionalità e grande senso di appartenenza a questo gruppo, che meglio si può chiamare famiglia. Un filo invisibile che ci unisce, lo spirito di corpo, come lo chiami tu, che hai sempre posseduto e trasmesso continuamente fino ad oggi, a tutti noi, giovani e meno giovani. Grazie per esserci stato vicino, come un buon padre di famiglia, in tutti i momenti, belli e meno belli, che nel corso della vita privata e lavorativa si sono presentati. Per qualsiasi problema, dubbio, incertezza, o solo per una semplice chiacchierata, cerca di passare ogni tanto a salutarci, ritagliando uno spazio tra i mille impegni che certamente hai programmato. Felici per te, ti abbracciamo con riconoscenza per la professionalità che è stata ogni giorno. Un sincero saluto affettuoso da tutti noi. Ti vogliamo dedicare questa targa. Ah, leggo io. Leggi. Allora, al collega Antonio Zoppoli, per aver vissuto la tua carriera ferroviaria con competenza, professionalità ed abnegazione. Le tue indiscusse doti professionali sono l'espressione della nostra più alta considerazione, con stima e gratitudine di tutti i colleghi. Data Benevento 30 dicembre 2019. E ad Antonio faccio dono di un mio libro che mi sono permesso di dargli oggi. Lo faccio con tutto il cuore ad Antonio, perché si ricordi di me in qualche giorno, qualche serata, con una gamba sull'altra, sulla poltrona, senza la TV. Grazie ancora e chiudo qui. Vuoi leggere le parole della sintetica? Sì. Allora, benvenuto io. Ti ringrazio moltissimo per questo pensiero che è gravidissimo e nello stesso momento mi commuove. Allora, per Antonio Zoppoli, potevo stupirti con affetti speciali, ma la mia assenza da Benevento per la nascita del nipotino Domenico il 25 dicembre mi ha permesso almeno di non essere assente alla tua festa di pensione. Grazie dell'amicizia e dell'affetto nel rispetto dei ruoli di ognuno. Grazie della tua presenza, potrei scrivere tante belle parole, ma il mio pensiero basta. Con affetto, Rino Versano. Grazie. A me ha detto veramente, lui ha parlato mezz'ora, voglio dire soltanto questo,
dopo tutto quello che è stato detto per Antonio, è difficile aggiungere qualche cosa. Io voglio solo ricordare questo, che ho viaggiato non solo con lui, ma con il padre, con ed è verità, persona rispettabilissima e amabilissima, con lui un legame particolare, e voglio sottolineare, non tutti siamo stati bene, anche io ho avuto delle problematiche, però ricordo le testuali parole di Antonio, che disse a me: in qualsiasi momento tu abbia bisogno, pensa che io sono presente, per qualsiasi circostanza. E di questo devo ringraziarlo per la sua veramente alta amore verso di noi amici ferroieri. E non è facile trovare, adesso io dico Antonio Papia, ma chi lo sostituirà non lo sappiamo, sarà come lui, è difficile perché è una persona veramente degno di un adeguato di stima, di rispetto e di amore verso noi tutti. Grazie Antonio, grazie per la bellissima giornata che ci stai facendo. Allora, io mi presento da solo, quindi non c'è bisogno di Rino, e come ho sempre fatto io, ne abbiamo fatti tanti di pensionamenti, ne ho lette tante. Ai colleghi Capitreno va il mio massimo encomio per la loro grande professionalità con cui hanno da sempre portato avanti con distinzione il nostro impianto. Un grazie di cuore va a voi tutti qui presenti. Inoltre desidero ricordare con commozione chi ci ha lasciato prematuramente. In particolar modo Sergio. Alle nuove generazioni di ferrovieri auguro di sentire coltivare giorno per giorno amore e rispetto del lavoro con grande senso identitario e di appartenenza. Grazie e buon anno. Un saluto particolare agli amici, prima di tutto amici e poi colleghi di Campobasso, di Avellino e di Sernia e di Napoli che sono intervenuti. Grazie a tutti. Volevo ringraziare tutti voi per aver partecipato al regalo, e volevo ricordare che ho avuto un bellissimo computer, è un computer, è un Asus di ultimo tipo. È un Asus di ultimo tipo, e poi anche un televisore che desideravo molto, che quello era un appartamento che ne tenevo uno ancora bellissimo, allora il combi ancora con le cassette, e quindi ho un televisore. Grazie a tutti per aver partecipato. Io chiudo qui, possiamo dire buffet pronto. Buffet pronto. Allora, con il sorriso di sempre, grazie a tutti e scusate la mia presenza. Spero di non essere stato invadente, e al prossimo mezzogiorno. Grazie a tutti.